Buongiorno amici, oggi ci siamo svegliati con una bellissima sorpresa. Tada! Sta nevicando, è tutto bianco. Vedremo fino a Budapest come sarà la strada, perché anche fino là mettono neve, quindi ci divertiremo un mondo. Sì! Siamo pronti a lasciare il nostro primo alloggio, quindi grazie, è stato bello, bellissimo, grazie del tempo passato insieme. E niente, straconsigliato sto posto, sì. Incredibile come la neve cambia tutto. Non li può tornare oggi. È una figata, cambia tutto. Vediamo come esco con la macchina. Sì. Ok. Vediamo un po'. Sì. Okay. Smascherare sta macchina. No? Giulia sta portando Cioca a fare i bisogni nella neve, perché non abbiamo calcolato che Cioca ha bisogno di fare i suoi bisogni, poverina. Quindi speriamo che li faccia e poi 2 ore andiamo a Budapest, ok? Ci vediamo a Budapest. Siamo arrivati a Budapest, ma questa è la situazione. Abbiamo trovato il posto, però il tipo non ci risponde. Boh, siamo un'ora prima, però non ci risponde, non ci caga, quindi ho paura che dovremmo stare a aspettare qua parecchio tempo. Io ho messo la macchina fuori dalle righe, quindi ho pagato il parcheggio 1 ora, ma essendo fuori dalle righe non è che mi fido molto, è qua vicino. E poi dovrò andare a parcheggiare in Colonia e venire qua con la metro. Insomma, c'è un parcheggio dietro la stazione che costa tipo 3 euro al giorno, però è a mezz'ora a piedi. Andare mezz'ora a piedi a tornare. Ta-da! Boh, siamo vicino al centro, vedete la ruota panoramica là? Saluta Giulia! Sei contenta di essere venuta a Budapest, che staremo qua tipo al freddo 1 ora? Budapest è bello, però sto leggendo che è tutto sporco lì, spesso lenzuole sporche che puzzano, in bagno pieno di capelli degli altri. Boh, l'importante è saperlo subito, prima di prenotare. E aspettiamo, cosa dobbiamo fare? Aspettiamo. Ecco come abbiamo organizzato i nostri bagagli. Ho trovato un parcheggio che, da quello che so, ci hanno detto che fino al 30 dicembre è gratuito, che sarà un 100 metri da dove ero prima. Adesso che abbiamo tempo, perché tanto il tipo per ancora 3/4 d'ora almeno non ci risponderà, organizziamo il tutto e vediamo di organizzare le borse e nascondere un po' le robe importanti che non ci spacchino il vetro, perché siamo comunque in una capitale, quindi non si sa mai. Se siamo entrati finalmente. Sì, un casino, in scesa mi ha chiamato una tipa, mi ha detto guarda che scende una vecchia che non sa l'inglese, quindi vi dovrete capire più o meno. Alla fine con i gesti ci siamo capiti, ci ha spiegato tutto, mi ha pagato 72 euro 80 centesimi, direttamente in euro in contanti, che erano circa 23.000 fiorini più o meno. E questa è la stanza. Allora, vediamo il bagno. Si vede un po' marcia, ma vabbè, siamo in una capitale dell'est, non si può pretendere mica cosa. Giulia fa le sue Instagram stories, da brava influencer. Yeah. Boh, no, come spazio è grande, non è male. Andiamo qua, vista. Vista macchine, dillo. Ah sì, siamo dove ho parcheggiato prima la macchina, prima l'avevo messa lì. Bene. Va bene, dai.
Sì, roba è molto easy, ma almeno ci faremo i cazzi nostri qua. Ah, e fuori, io penso che non avevamo niente, ma fuori lì abbiamo in comune con altre camere, c'è anche la lavatrice, il bollitore e il lavello per lavare, anche il microonde, quindi boh, per fare da mangiare siamo anche a posto. Boh, ti ho messo così acqua perché dopo così non piange che sei disidratato. Ecco qua come si fa il brûlé in casa. Se non avete un fuoco, scaldiamo il vino nella tazza, mettiamo le spezie nel termos e via. Il brûlé portatile dei poveri. Bon, prima serata a Budapest e boh, abbiamo fatto tutto, ho bevuto un caffettino, tralalero tralala, adesso vediamo dove andare, non sappiamo neanche dove andare sinceramente, penso gireremo a casa. Voglio fare giro sulla ruota panoramica. Cosa hai da dire della tua super mega ruota di Budapest? Abbiamo fatto un giro ed è fantastico, però... però? Alessandro ha dimenticato la... la camera. Sì. Oh, costa 13 euro a giro. 13 euro sono 3900 fiorini, quindi curaz, cioè 26 euro per fare un giro sulla ruota, ciao. Guardatela, bella, eh. È meglio London Eye a Londra, comunque ve l'assicuro. Non è male, però tipo vicino a Evit c'era un museo che costava 10 euro e c'era tante robe. Sì. Museo dei treni. Ketley. Sì, poi cos'altro? Museo delle carrozze, della caccia. Sì. E costava tutto 10 euro. Sì, quindi boh, ovviamente cosa c'è in Ungheria? Andiamo a Budapest? Sì, ok, andate, però sapete che è una capitale come tante altre. Invece se andate nelle zone tipo dove eravamo Evi, dove eravamo ieri, è molto più caratteristico, ecco. Direi troveremo dove spendere questi soldi. Esatto. Com'è? Ti piace? Bello. Ti piace? Poco dietro la ruota panoramica c'è la street fashion street di Budapest e qua c'è l'area delle casette, l'hanno chiusa e serve il green pass per entrare, quindi è il primo green pass check che incontriamo nel nostro soggiorno in Ungheria. Qua, solo qua nelle casette, non ce l'hanno chiesto né per prenotare né per fare le sauna ieri a Evitz, sì, le terme, solo qua. Però ho letto su internet che terme a Evitz non chiedono green pass, invece qui sì, però da dire anche che hanno controllato con gli occhi green pass. Sì, ma solo perché c'era uno che... No, lui fa anche l'altro, okay. Sto guardando con gli occhi. Bon, allora va bene, dai, tutto si può fare. Quindi se avete un QR code anche da qualche ristorante potete mostrarlo. Va bene anche il QR code dell'EP1000, che va bene uguale. In questa piazza ogni mezz'ora c'è uno spettacolo di luci sul palazzo, quindi mancano 6 secondi e dovrebbe partire adesso. Speriamo che sul palazzo. Adesso. Anche va con la musica. Boh, qua non sono fatta tragedia. Ole, cosa vorresti mangiare, Giulia? Io assaggerei il coccodrillo, tipo. Sì? Allora c'è il bufalo, lo struzzo, il canguro, il coccodrillo, l'ama, anche la zebra.
però mettere... A me fa impressione. Bufalo però. Con tutti questi animali mi sembra un po' strano. Sì, perché boh, il bufalo alla fine è un bovino. Boh. Anche il serpente c'è, eh. L'emu e anche il cammello. Boh, sì, boh, siamo una capitale, quindi tutto può essere. L'eccentricità per riuscire a vendere non ha limiti, e la troviamo specialmente, credo, anche nelle capitali, perché ogni anno ci si reinventa per poter far business, no? E quindi questa è la loro idea di business. Io assaggerei il canguro perché mi sta abbastanza sulle palle come animale. Oh mio Dio. Siamo arrivati nella via dei ristoranti, credo, Giulia, perché qua è una terra assurda. Guarda Giulia com'è eccitata, finalmente è in una città grande. Perché... Sì, perché se non lo sapete, Giulia è di Ivanova in Russia, andatevela a cercare, ha 500 milioni di persone. E sua sorella abita a Mosca, che ne ha 17 milioni, quindi poi potete ben però capire. Però Ivanova, 500 milioni, per una cittadina piccolina, cioè non dico piccolina, però è una provincia. Noi diciamo, o esiste o Mosca e San Pietroburgo o una città provinciale. Però vi posso assicurare che è bella grande. Però la carne di un serpente non trovi lì. Dai, domani facciamo tipo 20 km, siamo alle 6 di mattina. Eh? Praticamente questa via è piena zeppa di ristoranti, sfortunatamente per noi sono tutti chiusi, quindi... Allora, abbiamo trovato il primo bar, il primo ristorante della via era aperto ed era un ristorante tradizionale, come vedete sembra una osteria, però boh, carino dai. Abbiamo preso goulash, zuppa di goulash, vediamo com'è e il resto vedrete dai. Possono... Buona la patatina. It's the most wonderful time of the year. Boh, non ci vedrete probabilmente, ma vabbè. Abbiamo mangiato super bene, no? Sì. Siamo caldi, adesso dove andiamo Giulia? Dai. Vuoi andare sul fiume? No, troppo freddo forse. Proviamo. Comunque volevo dire che sì, niente, la cena era buona, abbiamo pagato circa 20 euro, quindi non male. Due zuppe, un secondo, un dessert, una birra media e un caffè. Comunque bomba, essere qua è veramente una figata. Camminando lungo il fiume abbiamo fatto delle belle riprese, spero che siano venute bene. E adesso ci siamo imbattuti sulla Basilica di Santo Stefano, credo che è questa. E siamo arrivati al Palazzo del Parlamento! Porco! Che grande! Come potete vedere, è enorme, una cosa enorme. Io capisco per la religione, ma pensate per la politica anche, cosa facevano una volta? Erano megalomani, cioè. Ho capito che un edificio doveva rappresentare la grandezza di una nazione, ma porca! Okay.
Saranno anche tanto noiose queste riprese, però sono tanta tanta roba. Venite, perché lo scoprirete dal vivo cosa vuol dire stare di fronte a monumenti del genere. Domani andremo là anche, quella chiesa. Sì, sarà una giornata bella impegnativa domani. Oggi abbiamo studiato questo lato di fiume. Cos'è questo? Pest e Liebig. Sì, esatto. Chi è che conosceva le porcellane di Budapest? Erend. Porcellane Erend. Sto guardando i prezzi, ma mi sono cadute le palle. Cioè, questo piatto costa 15.000 euro. 5.592.000 fiorini. Quello lì, vabbè, non c'è neanche il prezzo, però sono robe arte fatte in manufatture illegali. Cioè, qua dentro saranno milioni di euro di valore di porcellana. Ma io non so niente della porcellana, ma veramente costa così tanto? Porca puttana, se si può dire, scusate. Cioè, questo vaso, solo averlo vicino, mi danno l'ergastolo, penso. Cioè, devo dire che fanno cagare, ma è assurdo che se li fanno pagare così tanto, è illegale. Qua siamo nella zona delle porcellane, perché anche qua c'è un altro negozio. Ma è assurdo, eh? È assurdo. 15.000 euro un piatto. Ma poi cosa ci metti sopra? Cosa fai? Lo appendi al muro e poi? Non è che se fossi milionario lo comprerei. E tu? Io metterei lì una pizza. Una maxi da 15 euro su un piatto da 15.000. E via, cazzo. Ok, devo sempre ricordarmi di fare qualche ripresa ogni tanto, se no passa il tempo e chi fa poi il video su YouTube? Nessuno. Allora, siamo a 25.874 passi, non male. Vi saluta anche Giulia, che è andata a prepararsi per andare a dormire. Vi saluta Ciocchella, ciao Ciocca. Buonanotte, adesso andiamo tutti a dormire. Sì. Ci vediamo. A domani. Ciao ciao.